L'altra radio. La radio che informa. Il primo Memorial Biagio Catalano è stato detto per ricordarne la figura sportiva, ma soprattutto un esempio come uomo. Sì, è un grande orgoglio, diciamo, da parte, se possiamo chiamarlo così, da parte di tutti quanti noi, della famiglia, averlo presentato all'interno della sala più importante della città di Bari e aver, diciamo, ricevuto tanti attestati da parte di tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. È chiaro che per quanto riguarda il livello personale ci manca come figura, la casa è vuota, però in queste circostanze è come se lui fosse con noi. Un ricordo che poi verrà portato anche nelle scuole. Sì, il progetto assolutamente in accordo con il Comune di Bari e con altre, diciamo, realtà istituzionali della città. Il progetto è quello di iniziare a portare l'esempio di papà all'interno delle scuole affinché noi possiamo iniziare a formare i futuri tifosi e quindi a dare una cultura a livello di civiltà per chi andrà allo stadio in futuro, quindi sapersi comportare, saper essere civili è il nostro obiettivo, formare i nuovi tifosi del domani, non soltanto i futuri calciatori. Sei squadre, parliamo del torneo, come si svolgerà, come funzionerà? Sono due gironi da tre, partite da 20 minuti, in base poi alla classifica, le prime classificate faranno la finale del primo e secondo posto. Domenica, oggi abbiamo affrontato, diciamo, la presentazione istituzionale, però domenica sarà da divertirsi, sarà la, diciamo, la parte ludica della manifestazione.